Quella dei fanciulli e quella degli anziani, quella dei fanciulli che entra nell'innocenza, quella degli anziani che recupera l'innocenza, si riconcilia con la vita, perché la terza età è la seconda età, quella degli organizzatori, è divisa in se stessa per il semplice fatto del lavoro, dell'impegno sociale, e quindi accade in tutti i paesi, anche a San Giacomo, che i figli della seconda età si dividono dai genitori della terza età, quindi ecco i paesi magari come abitanti diminuiscono, anche se restano nella loro antica nobiltà, si dividono dentro di loro per gli affanni della vita e si dividono dalle famiglie nelle quali sono nati, e quindi chi va all'estero, chi si sposta nella città più vicina, chi va a lavorare nella città più lontana. Ed allora ecco la terza età che ha dato nell'età adulta, ha dato secondo le proprie capacità, lavorato, ha creato un futuro per i figli. La terza età, una volta che viene non abbandonata, perché i figli non dimenticano mai i genitori, anche se si è allontanati, non è vero soltanto negli occhi, soltanto nel cuore, non è vero, anche di modo che facciamo spazio. Allora, qui allora latte e caffè. Buon appetito. Ecco, spostate. Thank you.
Questa è una cosa importante che mi aiuta ad affrontare meglio
e problemi legati alla terza età, come per chi sta in seconda età in prima, affronterà il pian piano i suoi problemi. Un altro aiuto è quello che vi dicevo prima legato all'alimentazione. Stiamo attenti a queste piccole cose, evitiamo. Approfitto per volgere a voi i miei migliori auguri di buon anno. Della vita degli anziani in una piccola comunità come la nostra. Il collega Roberto vi ha detto quali possono essere i problemi che per voi sono interessantissimi legati alla salute. Al momento del quale io mi accingo a parlare è un po' più difficoltoso perché è legato ai diritti dell'anziano. È una materia poco conosciuta perché poco affrontata e perché anche poco regolata dal diritto. Io mi ricordo che proprio un mese fa, inaugurando l'anno accademico a Campobasso 89-90, sia il rettore, il professor Bellingeri, sia l'ex prefetto di Campobasso Sorbino, che insegna di diritto regionale, posero l'accento su questo problema, cioè il problema dell'assistenza e della beneficenza. Lui pose l'accento perché è una materia che è di competenza della regione e, come vedremo, poi di competenza per delega, soprattutto dei comuni. Ora, il problema dell'assistenza, dell'assistenza agli anziani si inquadra in un problema un po' più generale che è questo, cioè chi è, quale ente, quale istituzione ha il compito, qualora gli anziani non possano con le proprie forze, questo compito veniva svolto esclusivamente dalle opere pie di natura religiosa. E difatti c'è anche un detto popolare, anche locale, cioè faccio l'esempio delle suore di San Vincenzo. Le suore di San Vincenzo rappresentano un'istituzione che da secoli si dedicano a questo, a questa attività. Dopo l'Unità d'Italia, abbiamo votato anche i nostri rappresentanti all'Assemblea Costituente, i quali hanno affrontato questo problema. Lo hanno affrontato e lo hanno risolto in maniera piuttosto moderna. Il caposaldo, il principio fondamentale è l'articolo 2, che dice praticamente che la Repubblica Italiana riconosce i principi fondamentali dell'uomo sia come individuo sia come partecipante di formazioni sociali nelle quali esplica la propria attività. E poi dice che per questo motivo tutti devono collaborare per eliminare gli squilibri sociali dovuti alla differenza anche di età. E l'articolo 127, quello della Costituzione, dice che nella materia dell'assistenza e della beneficenza la competenza delle regioni, e l'articolo 128 dice che le regioni nelle materie di sua competenza, quindi anche nelle materie dell'assistenza e della beneficenza, può delegare a nome di tutti i soci del circolo vi porgo un caro saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione alla nostra festa del circolo. Mi auguro che questa nostra iniziativa raccolga il vostro favore e possa servire da esempio e da sprono ad un maggiore impegno sociale e ricreativo da parte di tutti i nostri concittadini. Come voi già sapete, il nostro circolo lavora prevalentemente a sostegno dello sport sangiacovese, ma non per questo dimentica i molti problemi esistenti nel nostro piccolo paese e lavora attivamente per evidenziare e tentare di risolverli, anche se ci rendiamo conto i risultati non potranno essere né immediati né tangibili. Sono comunque soddisfatto del nostro operato, perché il tutto lo facciamo in amicizia, con stima reciproca, in unità e con tanta passione. Vi auguro di trascorrere una giornata felice. Vi auguro di avere nel proseguo della vostra vita tante giornate felici. Vi auguro tanto amore. Vi auguro tanto amore, tanto quanto ne avete dato. Vi auguro la vita e poi il paraggio. Grazie. Come prima impegnata è la signora Alpieri Maria, di anni 90, alla quale va una targa ricordo.
Grazie. Grazie. Adesso segue il signor Rosati Vittorio. Adesso vorrei chiamare tutti i soci del circolo per fare la premiazione a tutti i partecipanti, che sono un piccolo ricordo sotto forma di medaglia. Quindi per favore avvicinatevi e aiutate. Thank you.
Non vi spingete! Ehi! Rozza! Yeah.